Faccia aprire il discorso anche ad Assolavoro il presidente Alessandro Ramazza. Quello che è stato scritto e parte della critica è concorde nel dire che al momento, per come il reddito di cittadinanza sta funzionando, non è stato ideato, sta funzionando, trattasi di sussidio per le persone che non hanno accesso al mondo del lavoro e che però lavoro neanche lo trovano, quindi percepiscono un reddito che è un reddito di garanzia, no? Per rimanere sostanzialmente vivi e potersi permettere la spesa. Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro, dal vostro osservatorio, anche da quello delle agenzie private, in questo momento il mercato però è immobile, no? Oppure si muove qualcosa in questa fase recessiva? Ramazza. Sì, innanzitutto sul reddito di cittadinanza. Sì. Stiamo parlando esattamente di un reddito di cittadinanza, non di un ammortizzatore sociale per persone che hanno perso il lavoro. Stiamo parlando di quei redditi e di quegli interventi che a livello europeo sono definiti come reddito di inclusione o altro. Quindi sono un intervento assistenziale verso coloro che hanno redditi particolarmente bassi e sono al di sotto della soglia della povertà. Bene, questo è un fatto importante, sacrosanto, positivo. Quello che io mi domando è come mai fin dall'inizio questo tipo di intervento sia stato incardinato sui centri per l'impiego e non sui servizi sociali dei comuni. I centri per l'impiego non hanno le competenze, per esempio, per fare una valutazione approfondita sulle condizioni della famiglia, sulle condizioni di quel lavoratore e così. Venendo al mercato del lavoro, il reddito di cittadinanza dovrebbe prevedere che ci siano dei soggetti, navigator o addetti dei centri per l'impiego, che gli offrono il lavoro. Certo, è così. Però la gran parte di loro, dei fruitori del reddito di cittadinanza, sono persone che da anni sono lontani dal mercato del lavoro e quindi hanno scartato familiarità col lavoro, tant'è che un numero e una percentuale bassissima di coloro che hanno il reddito di cittadinanza sono stati indirizzati verso il lavoro. Questo è un punto. Le politiche attive del lavoro e il reddito di cittadinanza sono due cose che dovrebbero essere tenute distinte e anche a prescindere dal numero degli addetti attuali dei centri per l'impiego, sarebbe bene che queste due azioni, tutte e due estremamente importanti, non fossero sovrapposte l'una alle altre, ma collocate adeguatamente. Reddito di cittadinanza sui comuni, sui servizi sociali dei comuni, che sono vicino alle famiglie, a coloro che hanno bisogno, e dall'altro le politiche attive del lavoro per coloro che sono in cerca di lavoro, che sono disoccupati, per i giovani in modo particolare, E che e per vogliono anche coloro che lavorano. strutturare delle competenze, no? Immagino, Ramazza, per rimettersi sul mercato con competenze nuove. Questo si intende per attivo anche, in chiusura. Assolutamente sì, nel senso che oggi le possibilità, per esempio, che in questo momento ci sono sul mercato del lavoro, sono su profili professionali o tecnologici o informatici. La crisi del Covid ha drasticamente raso al suolo centinaia di migliaia di opportunità, ma Ne ha aperte dall'altro altre. lato ci sono campi del mercato come l'assistenza, i profili infermieristici, i profili informatici, tecnologici, che invece hanno ancora una domanda molto Credo forte. che abbiamo tutti imparato a capire che esistono dei settori che avranno un grande sviluppo. Io la faccio molto semplice, basti pensare ai tecnici che riescono a mettere insieme riunioni da 40 persone attraverso le piattaforme digitali, eccetera. Quello è una cosa, ma anche un mestiere, se vogliamo, che fino a 6 mesi fa, 7 mesi fa non conoscevamo. Ramazza, grazie per questo editoriale di chiusura.